Perché hai scelto di entrare nella CISL? In precedenza ero iscritto con la CGIL, poi ho avuto modo di osservare il tipo di trattamento, la comunicazione e tutto quello che la CGIL svolgeva come sindacato e ho ritenuto opportuno andare verso un sindacato che mi rappresentasse in pieno. Io ho scelto CISL per i valori e per il modo in cui riesce a gestire quelli che sono i diritti e i doveri di un lavoratore. Tu lavori in un punto, Leroy Merlin, una Sì. grande catena commerciale. Com'è fare sindacato tutti i giorni in una realtà del genere? Fare sindacato è dare una passione propria. Io nella mia fascia di lavoro sono dedicato al lavoro proprio per dare qualità e per dimostrare ai lavoratori che bisogna dare sempre un esempio. Nella mia fascia pausa pranzo, nelle 2 ore o un'ora prima, comunque sia tutti i giorni, sono sempre in ascolto dei miei colleghi o delle persone che mi circondano. Se dipendesse da te, quale sarebbe la prima cosa che faresti se toccasse a te portare avanti la CISL nel futuro? Sicuramente aumenterei la capacità di ascolto e quindi passerei un po' meno all'ascolto e più ai fatti. Quindi in qualche modo dopo l'ascolto dei bisogni sarei più attivo nella risoluzione con gesti concreti. Possiamo dire meno teoria e più pratica? Sì, possiamo dire meno teoria e più pratica.